Ciao! Oggi siamo tornati in un nuovissimo episodio della Big Vanilla Super Mega Iper Mega Bella e Interessante. Ed oggi faremo una cosa che da tempo aspetto, ma in realtà aspettate anche voi, perché finalmente queste signore casse che sono qua davanti da non so quanto tempo, dal primo giorno di Big Vanilla, che quanti ricordi, quanto tempo è passato, finalmente troveranno un loro posto e una loro sistemazione. E quindi sì, finalmente costruiremo il mio magazzino della Big Vanilla. Ma prima di tutto vi ricordo di iscrivervi al canale, che è importantissimo, e anche di lasciare un like qui sotto, perché comunque cioè sono belli carini i like. Inoltre vi ricordo anche di passare nel sito del live, che trovate in descrizione qui sotto, dove probabilmente in questo momento, quindi in questo esattissimo momento, sarò in live nella Big Vanilla a fare delle cosine super mega interessanti, portarmi avanti a farmare e a fare qualche sfida magari. Quindi niente, passate sotto nel link. Comunque iniziamo con le cose importanti, cioè importanti no, in realtà iniziamo a lavorare, perché bisogna mettersi giù, ci sono tantissime cose da fare e pochissimo tempo. Allora, poco fa, come potete vedere, cioè che siamo nel server, e pochissimo tempo fa abbiamo fatto uno scambiettino. Quindi io ho venduto qualcosina e lui mi ha pagato con dei diamantini. Vi lascio adesso la clip, che potete trarre probabilmente un secondo. Sono entrato nella Big Vanilla e c'è Xiao che è interessato a comprare delle canne da zucchero, e mi ha detto che ne vuole in particolare 3 stack. Quindi niente, raccogliamo tutte queste canne da zucchero che abbiamo qua, e anche tutte quelle che abbiamo nella farm, per poi venderle, perché gli vendiamo 3 stack di canne da zucchero per ben 24 diamanti. Sono tantissimi 24 diamanti. Forse li stiamo facendo pagare anche un pochettino troppo, però in fin dei conti, cioè, è questo il prezzo di Nico. Nico, bisogna che vada avanti la fabbrica di Nico, la Nikos canne da zucchero e pelle farm. E quindi niente, qui abbiamo i suoi 3 stacchettini, direi. Mi serve un po' di cibo perché sto morendo, e adesso andiamo a scambiarglieli per la bellezza di 24 diamanti. E senza andare a scavare nulla, cioè ce li prendiamo così per 3 stack di canne da zucchero, e il nostro mercato andrà sempre sempre più avanti, fino a diventare i più ricchi del server. Quindi allora vediamo dove incontrarci con il signor Xiao. Ah, ha scritto arrivo a casa tua. Ok, vediamo un pochettino se è già arrivato. Dove si trova? Non la vedo, signor Xiao. Nuve finita. Gli ho scritto ti aspetto. Vediamo quanto ci metterà ad arrivare e quanto ci metterà ad avere i miei bellissimi 24 diamanti. Ma salve, signor Xiao. Ciao. Buongiorno. Oh, i miei 32 diamanti. Vediamo, un pochettino è gentile con noi. Allora dai, gli diamo. Allora dai. 1 stack extra. Ecco qua, dai. 1 stack extra per il signor Xiao, dato che ci ha dato 32 diamanti. 32. Cioè, sapete quanti sono 32 diamanti? Così, gratis, ce li prendiamo, li andiamo a mettere nel nostro bunker segreto, sperando che non ce li trovino mai e poi mai. E ce li conserviamo, perché comunque i diamanti non fanno mai schifo. Anzi, sono qualcosa che proprio ti dà gusto possedere. Sono ricco, devo essere il più ricco del server, il mio mercato sarà il più attivo, il più, non lo so, il mio mercato sarà il più bello. quanti miei diamanti. Altra cosina importantissima da fare, mi avete detto in tantissimi che nella mia casetta delle vacanze di Shrek, che tra l'altro vi è piaciuta un sacco e non me l'aspettavo perché non è così bella, cioè nel senso è un po' strana, un po' particolare, mi avete detto che effettivamente manca il letto, e avete ragione, non c'è nessun posto in cui dormire e quindi dovremo mettere un letto. Ma mi sono dimenticato di portare la lana, quindi andremo a prendere dalla farm di pecore di marci. Intanto che andiamo, facciamo un pochettino la domandina del giorno. Ditemi un pochettino qual è il vostro colore di lana preferito su Minecraft, perché tipo a me piace un sacchissimo il verde lime, ovviamente, perché l'altro verde sì è molto carino, però cioè nel senso il verde lime guardate quanto è più bello. Quindi nulla, ditemi qual è il vostro colore preferito di Minecraft, sia di lana che di colorante che di concrete, di tutto in generale, e fatemelo sapere nei commenti. Intanto noi torniamo su con i nostri 3 pezzettini di lana, prendiamone qualcuno di più, magari bianco, che dobbiamo fare qualche tappetino, potrebbe servirci, tanto Marci non se ne accorgerà mai. E in più noi, ripeto, perché lo ripeto ogni volta, prendiamo in prestito Occhiolino. Quindi prendiamo un po' di lana bianca, anche un pochettino di lana verde in più, e usciamo fuori da questa signora parte e andiamo nella nostra casetta delle vacanze, che la dobbiamo finire di decorare. Bene. Allora, facciamo un letto. Non ho neanche della legna, mannaggina, sono proprio sprovveduto. Però c'è un signor slime che andrò ad uccidere, perché le slime ball sono preziosissime, e se magari ne ho tantissime potrei anche venderle, non si sa mai, perché qua tutto porta diamanti, tutto porta ad essere il più ricchi del server, e noi quello che vogliamo diventare ovviamente è essere i più ricchi e i più potenti di tutto il server. Mi ha dato soltanto 7 slime ball, ok, me ne aspettavo qualcuna di più sinceramente, però vabbè dai, ci si accontenta. Mi servirebbe della legna, però non vorrei buttare
buttare giù un albero intero. Non è che ce n'è uno tipo già lasciato a metà. Ecco, tipo questo qua, no? Che sta fluttuando. Ovviamente si può benissimo togliere. E anche questo qui che sono... Non so come abbiano fatto degli alberi a crescere sulla stone in realtà. Però vabbè, l'importante è che noi possiamo prendere la legna e possiamo scappare. E qua magari togliamo anche questa che mi dà fastidio. E andiamo nella nostra magnifica casetta per fare il letto e tutto il resto. Ma quanti creeper ci sono? No, non è possibile. Ma quanti sono? No, devo fuggire assolutamente. Devo fuggire. Ciao signori creeper. Buona sera. Oh, un altro albero lasciato a metà. Devo toglierlo per forza, è fastidioso. Quanti creeper? Ma non è possibile. Anche lui, salve. Via. Andiamo dentro la casa. Che dentro casa non possono entrare. Ci nascondiamo lì e facciamo le nostre cosine. Facciamo il letto. Ok, perfetto. Allora, craftiamo il letto. Perfettissimo. E... dove è esploso il creeper? Mi avete fatto esplodere un creeper? Zombie, scheletri, vi sembra questo il modo? Io qui ho sistemato tutto. Non ho spaccato quest'albero perché non volevo. Dai, che creeper che sono. Sono dei veri e propri creeper. Manco so parlare. Tanto alla fine devo sempre sistemare tutto io. Incredibile. È incredibile quanti mob ci sono in questa big vanilla. Mannaggia a loro. È arrabbiatissimo. Non gli ho fatto niente. Non gli ho fatto nulla. Oh cavolo. Dimmi che mi è avanzata della terra qui dentro. Perché sto andando a fuoco. Non c'è più niente. Non c'è da piangere. Meno male che mi è avanzata tanta roba qua dentro. Facciamo così e sistemiamo, perché non so più come fare. Io se devo... oh mamma mia, com'è difficile. Com'è difficile Minecraft. È proprio difficile, lo sapete? Uno, due. Ok, ho ricostruito un albero. Andiamo dentro e guai al prossimo creeper che esploderà. Dicevo, dobbiamo craftare il letto e in più magari anche qualche tappetino. E mi avete proposto di farlo qua sopra al letto. Solo che non saprei benissimo come farlo, perché dovrei togliere il tavolo per fare una scalinata per salire su. E non mi piace moltissimo come idea. Quindi... direi che Shrek dormirà qui sopra. Si può dormire? Non posso dormire. Però se lo mettessi così posso dormire. Non posso. Ah, perché ci sono i mostri nelle vicinanze. Ok, quindi se lo mettessi invece di qua, così, posso dormire? No, non posso dormire. Mannaggia, oh. Abbiamo anche il letto per dormire. Ovviamente mettiamo anche qualche tappetino bianco qui attorno. Ovviamente non mi bastano molto molto bene. E voilà, voilà. Qui è dove dormiremo nella nostra casa delle vacanze. Ora mi svuoto di tutte queste cosine. Ricordiamoci che ce l'abbiamo qua. Ovviamente se ci dovesse servire qualcosa di nuovo. E torniamo nella nostra bella casetta. Ma prima ovviamente le cose importanti. Non è vero, signor slime? Le sue slime ball sono mie, lo sa per caso? Mi dia le sue magnifiche slime ball. Grazie, grazie, non doveva. Ma non dovevate, ma su, dai. Ma non dovevate. Quante me ne avete date? 10. Va benissimo, mi accontento. Andiamo a casina subitissimo. Bene. Direi di svuotarci l'inventario qui dentro. Ma se tanto questa ormai è la chest di scarico. E nulla, raga. Io adesso andrò a costruire il magazzino. Probabilmente lo vedete in timelapse. Non vi faccio nessuno spoiler. E noi ci vediamo dopo, quando sarà ora di sistemare tutto il signor magazzino. Intanto questi mostri, guardate qua. Cioè, ma io non ho parole. Ma quanti mostri ci sono? Ma sono 1, 2, 3, 4, 5 zombie, i phantom. Vabbè, io comunque vi lascio al timelapse, eh? Buona fortuna per me in realtà, che devo scappare da questi zombie. Altro giorno, perché vabbè, ormai si sa che i video della Big Vanilla durano sempre più di un giorno. Ci metto sempre troppo a registrarli, ma l'importante è che venga fuori una cosa molto molto carina, e penso che questa volta ci siamo proprio riusciti. Infatti, come avete già visto dalla cinematica, è venuto fuori un vero e proprio magazzino molto molto bello. Allora, l'entrata non mi piace tantissimo, magari la rifaremo in futuro, perché si entra da questa botola e si cade giù fino ad arrivare qua. E qui abbiamo il vero e proprio magazzino. È super super bello, super super grande, e mi piace davvero davvero un sacco. Fatemi sapere nei commenti se anche a voi piace questo magazzino, un pochettino come l'ho costruito. Adesso vi farò vedere un pochettino più da vicino. E se avete qualche consiglio, mi raccomando, scrivetemelo nei commenti, che li leggo tutti e magari li sistemiamo insieme. Anzi, probabilmente in live sistemeremo tutte le ceste, dato che ancora sono tutte tutte vuote. Comunque, allora iniziamo. Qui c'è il tunnel per scendere, che probabilmente rifarò uguale anche di qua. Cioè, nel senso, metterò le protezioni, non lo so, adesso vediamo. Poi c'è questo motivetto nei muri con il birch e le librerie, che mi piace davvero davvero un
sacco. E in più ho visto anche su TikTok un modo per decorare le pareti mettendo queste mensole e questi fiorellini, che è davvero davvero bello. Poi vabbè, non ci sono tante colonne perché comunque è sottoterra, quindi deve sorreggere un sacco di peso. Questo è un tavolino con sopra una pianta che, ditemi quello che volete, ma secondo me è bellissima. Poi abbiamo anche il bambù di Steph, abbiamo la piantagione super mega carina, dentro il nostro cioè in realtà non è un bunker, però è sottoterra, ma quindi un pochettino di ossigeno ci serve. E nulla, ho cercato di decorare molto seguendo queste cose che rendono tutto un po' più green, un po' più, capito, naturale, aggiungendo appunto questi fiori, questi vasi, questi tavolini. Mi piace un sacco il risultato, devo dire. Ovviamente queste sono tutte le chest, in totale non so quante siano perché non le ho contate, ma dovrebbero essere davvero tante, perché ne abbiamo qui 25 25 25 25, e soltanto in questi due cosetti qua ne abbiamo 100 chest. Poi ci sono anche questi piccolini, che ne abbiamo qui 18, qui 18, e qui invece ne abbiamo 14 e qui 14, quindi non mi ricordo adesso quanti siano in totale, però sono molte molte chest. E in più con queste decorazioni, questo tetto un po', l'ho fatto un po' a caso in realtà, non so se si è visto nel replay, perché mettevo blocchi un pochettino a caso, però il risultato è molto molto carino. E la parte più difficile è stata ricopiare questa parte di qua di là, perché l'ho fatta molto a caso e è stato un po' un problema, devo dire. Però sono davvero davvero soddisfatto del risultato, è venuto un magazzino davvero davvero bello. Poi ovviamente fatemi sapere voi, perché siete voi quelli che, i giudici, quelli che possono confermare o ribaldare la situazione. Avete capito la cheat, fatemelo sapere nei commenti. Io personalmente sono molto molto soddisfatto. Ora bisognerà soltanto sistemare, cioè soltanto, in realtà la parte più difficile, bisognerà sistemare tutte le cose, quindi tipo qua metteremo la legna, qui la pietra, qui i minerali, gli attrezzi e così via. Ah, e poi sì, vabbè, ovviamente per salire qui l'ho lasciato aperto, magari lo chiuderemo, non lo so, vediamo. E qui invece ho fatto una specie di, vabbè, di ascensori, quelli che si fanno con la Soul Sand, che vai su e sei sopra. Ah, poi sì, non so se avete... Ma qua manca la mia porta. Mi hanno rubato la porta? No, non ho capito. Mi hanno rubato la porta? Dai, mannaggia loro. Mannaggia, mannaggia. Rimettiamo la porta, va, ok. Stavo dicendo, non so se vi siete accorti, ma qui ho anche riparato tutti gli oggetti, tutta l'armatura, che vabbè, adesso si è già un po' rirotta. E in più qui abbiamo sistemato anche la farm di cane da zucchero l'ultima volta in live, ed è dentro abbastanza carina, mi piace davvero, davvero molto. Qui prima o poi faremo l'arco per l'entrata, perché è un po' bruttina l'entrata così, vorrei fare tipo un arco super mega carino e la faremo più avanti. Però intanto qui abbiamo la nostra farm di cane da zucchero, che comunque funziona più che bene, direi, più che bene. Qui vabbè, ci sono altre cose da sistemare, ci sono tantissime cose da sistemare, raga. In live lo faremo, penso che lo faremo in live, e penso che sarà una bella avventura. Comunque io direi che per oggi ci siamo. Fatemi sapere nei commenti se vi piace quello che ho costruito, se avete qualche consiglio, qualsiasi cosa, fatemelo pure sapere nei commenti. Vi ricordo che in questo momento probabilmente sarò in live sul sito Viola, se volete passare a farmi un salutino o comunque ad aiutarmi o mandarmi qualche consiglio, così magari lo sistemiamo in live. Il link è in descrizione, io vi aspetto. E nulla, ci vediamo domani con un nuovissimo video. Buon Natale a tutti e felice anno nuovo.